Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su ETV Rete 7, chiama 051 63 81 819. Arrestato dai carabinieri un operatore sociosanitario dell'azienda USL con l'accusa di spaccio di stupefacenti. Al 53enne militari della compagnia Bologna Centro hanno sequestrato alcune dosi di menfedrone, una sostanza stupefacente con effetti simili alla cocaina. Razziava capi di abbigliamento nei negozi di via Indipendenza, arrestato dagli agenti della squadra volante del commissariato Santa Viola, un pregiudicato marocchino di 24 anni. Nello zaino aveva nascosto abiti per un valore di 300 euro. Il ladro, nel tentativo di fuga, ha aggredito il commesso di un negozio e un agente di polizia. Il nuovo vaccino lo vedo nel 2023, quando ci saranno vaccini che coprono le varianti più contagiose, che sono Omicron 4 e Omicron 5. Non si può correre dietro al Covid con i vaccini perché tecnologicamente non si riesce, a dirlo il direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'azienda USL di Bologna, Paolo Pandolfi. Intanto sono già 3.414 le prenotazioni degli over 60 per la quarta dose di vaccino. Oltre 300 reperti delle collezioni storiche del Museo Civico Archeologico sbarcheranno in Cina per la mostra Etruschi, signori dell'Italia antica. Tra agosto 2022 e marzo 2023 verranno esposti in due tappe nelle città di Suzhou e Chengdu per fare conoscere l'affascinante civiltà etrusca ancora quasi del tutto sconosciuta in Cina. La D del Bologna Claudio Fenucci conferma i movimenti di mercato. Cambiaso in prestito secco dalla Juve Svanberg in Germania per 9 milioni e mezzo e ribadisce Arnautovic incedibile. Intento prosegue la preparazione del Bologna a Pinzolo, oggi doppia seduta di allenamento tra lavoro atletico e col pallone. Buonasera e ben ritrovati. Un operatore socio-sanitario dell'azienda USL di Bologna è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di spaccio di stupefacenti. I militari della compagnia Bologna Centro gli hanno sequestrato alcune dosi di menfedrone e materiale per il confezionamento delle dosi. È stato trovato in possesso di alcuni grammi di menfedrone, una sostanza stupefacente eccitante di colore bianco con effetti simili alla cocaina, e del materiale per confezionare le dosi, fra cui una bilancina di precisione ancora sporca di polvere bianca. Per il 53enne operatore sociosanitario presso l'USL di Bologna è scattato l'arresto. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Bologna Centro lo hanno fermato per un normale servizio nell'ambito di controlli per la prevenzione e la repressione del fenomeno del consumo e dello spaccio di stupefacenti nel centro cittadino. L'uomo si è da subito mostrato insofferente e nervoso. È stato quindi sottoposto a una perquisizione, estesa poi alla sua vettura parcheggiata nelle vicinanze e alla sua abitazione, che si è conclusa con il rinvenimento della sostanza. L'attività illecita è stata confermata anche dalle conversazioni su WhatsApp intercorse con i clienti, che hanno confermato la cessione di stupefacente in cambio di denaro. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, al 53enne arrestato sono stati concessi gli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida del processo per direttissima. E vediamo ora le immagini di un incidente stradale avvenuto questa mattina verso le 10 in viale Gozzadini, dove si sono scontrate due vetture, ma per fortuna senza gravi conseguenze per i conducenti. Le vetture erano entrambe dirette verso Porta Castiglione, quando per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale si sono scontrate. L'urto è stato molto violento, sul posto è intervenuta anche un'ambulanza del 118, ma come detto nessuno dei coinvolti è stato trasportato al pronto soccorso. Gli agenti della squadra volante del commissariato Santa Viola hanno arrestato un 24enne marocchino che aveva razziato diversi negozi di abbigliamento di via Indipendenza. Il ladro, nel tentativo di fuga, ha aggredito il commesso di un negozio procurandogli un trauma ad una mano. Aveva razziato alcuni negozi di abbigliamento in via Indipendenza nascondendo la refurtiva in uno zaino, ma nell'ultimo esercizio commerciale è stato visto da un dipendente che ha tentato di bloccarlo. In quel momento nel negozio era presente un agente di polizia in borghese che ha allertato la squadra volante ed è subito intervenuto per fermare il ladro. Il malvivente, nel tentativo di fuggire, ha aggredito l'agente di polizia e il commesso, e nella colluttazione quest'ultimo è rimasto ferito ad una mano. L'episodio è avvenuto ieri mattina verso le 12. Sul posto è intervenuto
intervenuta una pattuglia della squadra volante del commissariato Santa Viola che ha arrestato il ladro. Si tratta di un pregiudicato marocchino di 24 anni. Nello zaino erano nascosti capi di abbigliamento per un valore di 300 euro. Una parte era stata rubata in altri due negozi, sempre di Via Indipendenza. Il 24enne è stato arrestato con le accuse di rapina impropria, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre è stato denunciato per furto e ricettazione. In un altro intervento, la squadra volante, ieri sera verso le 20.30 in via Ferrarese, ha arrestato un toppo d'auto, sorpreso a forzare le portiere di alcune vetture in sosta. All'arrivo degli agenti, il 24enne di origine ucraina, con già alcuni precedenti alle spalle, era intento a rovistare all'interno di una vettura e finito in manette per tentato furto aggravato. Il Paese ha bisogno di un governo stabile, c'è bisogno di capire se si può andare avanti, il PD è pronto al voto, se sarà necessario andare alle elezioni subito. A dirlo il sindaco di Bologna Matteo Lepore, che questa mattina ha commentato la crisi del governo Draghi, che già in mattinata si stava profilando dopo la decisione del Movimento 5 Stelle di non partecipare alla votazione sulla fiducia chiesta dal governo al Senato sul DL Aiuti. E, crisi che poi è stata esplicitata perché Draghi ha annunciato in Consiglio dei Ministri, ha detto: voglio annunciarvi che questa sera rassegnerò le mie dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica. Le votazioni di oggi in Parlamento sono un fatto molto significativo dal punto di vista politico. La maggioranza di unità nazionale che ha sostenuto questo governo dalla sua creazione non c'è più, è venuto meno il patto di fiducia alla base dell'azione di governo, ha sottolineato Draghi. Ma sentiamo le parole di Lepore di questa mattina. Io credo che il Paese abbia bisogno di un governo stabile, abbiamo bisogno di finire la legislatura con questo governo e credo che il Partito Democratico stia facendo tutto quello che è possibile per sostenere anche le misure sull'agenda sociale e sui redditi. Credo sia arrivato il momento però di fare una verifica, di vedere se questo governo Draghi può andare avanti e qualora non fosse così, il Partito Democratico è pronto ad andare alle elezioni con il proprio progetto per il Paese. Ma io credo che ci sia da capire attraverso questa verifica qual è la scelta che i 5 Stelle vogliono portare avanti, se sostenere l'agenda sociale o invece giocare un'altra partita che non riguarda il campo del centro-sinistra. Questo chiarimento serve. In ogni caso il Partito Democratico è pronto ad andare avanti in compagnia o da solo. Credo non sia una cosa auspicabile, abbiamo bisogno di mettere in campo delle misure e non di crisi di governo, però chiaramente questo sappiamo che è un Parlamento molto composito, che ha visto maggioranze di destra e di sinistra e quindi l'importante è che si decida in fretta e che il voto poi sia un voto che dia una nuova maggioranza politica al Paese. Santoro invece sarà un incontro oggi? Sicuramente nei prossimi giorni ci rivedremo, ma penso che quello che ieri ho detto vada confermato ancora di più oggi. La pagina della sanità: non si può correre dietro al Covid con i vaccini perché tecnologicamente non si riesce. Il nuovo vaccino lo vedo nel 2023, quando ci saranno vaccini che coprono le varianti più contagiose, che sono Omicron 4 e Omicron 5. A fare il punto oggi su vaccini, autotesting e tamponi, il direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'azienda OSL di Bologna, Paolo Pandolfi, al lab di Casalecchio. Intanto sono già 3.414 le prenotazioni degli over 60 per la quarta dose di vaccino. C'è una richiesta in questo momento che sta aumentando e abbiamo già fatto una programmazione fino al 7 agosto, certa, per dare il massimo delle risposte. In questo momento noi abbiamo un quarto delle persone over 80 che è vaccinato con la quarta dose. Noi punteremo almeno la metà di queste persone che siano vaccinate. Un virus respiratorio che colpisce e aumenta i contagi in estate non se ne era visti tanti. Grande rapidità di movimenti, e questi movimenti comportano poi una circolazione delle persone ma anche del virus. E questa è la differenza rispetto al passato. Poi d'estate molta gente che vuole rifugiare e quant'altro va nei luoghi dove c'è condizionamento, e condizionamento vuol dire anche lì creare assembramenti e quindi il rischio di poter avere un contagio maggiore in giro c'è. Certo che però la vera differenza è il fatto che questo virus si modifica frequentemente, le varianti sono tante, cercano di contagiare il più possibile perché è un modo per riprodursi. Rispetto a qualche giorno fa noi abbiamo oltre 400 persone in ospedale con Covid, mentre invece in passato erano nettamente sotto i 300. Ma quando c'è un contagio bisogna stare attenti,
perché è facile dire ok, queste persone sono libere, ma non va bene, perché vuol dire non garantire la sicurezza alle persone più fragili e più suscettibili, e questo non va bene. Che le regole possono essere riviste anche alla luce della presenza di una sintomatologia o di una presenza di una sintomatologia meno impegnativa può essere un elemento, che però non dipende dalle regioni né dipende dai nostri servizi, ma dipende dal livello centrale. Non si può fare in modo di avere tanti vaccini quante sono le varianti. Si fa una scelta più di tipo epidemiologico per vedere quelle che sono le varianti dominanti e più pericolose. Tant'è vero che il prossimo vaccino sarà un vaccino che non corre dietro le varianti attuali, ma sarà un vaccino che corre dietro al fatto che c'è una storia, One, più Omicron. Poi invece gli Omicron 4 e 5 saranno oggetto di potenziale vaccinazione con un altro tipo di vaccino, ma non si può correre dietro con i vaccini al virus, perché non si riesce, tecnologicamente è molto difficile. Questa non è una corsa ai vaccini, perché è ben diversa rispetto al passato, è un trovare un modo per sostenere la copertura adeguata a persone che sono più fragili, quindi non è per tutti ma è soltanto per categorie. Hanno aumentato adesso la quota di opportunità per una necessità contingente di aumento del contagio. Il vero problema adesso è che quello che sentono molte persone è: devo andare in vacanza e voglio fare la vaccinazione. Questo è un qualche cosa che è più personale che rispetto a quello che è il sistema. Io il nuovo lo vedo nel prossimo anno, nel 2023, quando ci saranno vaccini che coprono le varianti più recenti e quelle che hanno dimostrato più contagiosità, che sono Omicron 4 e Omicron 5. Quindi quello che si vedrà a settembre, ottobre con la nuova sarà più un modo per fare co-somministrazione con l'antinfluenzale, quindi evitare a alcuni soggetti di avere problemi, perché a me preoccupa l'influenza. In questa situazione fare lo screening, che vuol dire vedere chi ce l'ha o non ce l'ha in modo generale, ha poco senso. È molto importante fare lo screening in reparti e in luoghi dove c'è sicuramente un forte rischio di far male agli altri. Un decesso per Covid, un uomo di 93 anni tra Bologna e Imola, che insieme registrano 1923 contagi e 17 ricoveri in terapia intensiva, dato invariato rispetto a ieri. Sono alcuni dati dell'odierno bollettino medico sull'andamento della pandemia nel nostro territorio. Complessivamente in regione si registrano 9 decessi, 46 ricoveri in terapia intensiva, meno 1, e 8.441 contagi su 25.138 tamponi, che portano a 33,6% la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi processati nelle ultime 24 ore. Intanto sono già 3.414 le prenotazioni degli over 60 per la quarta dose di vaccino. Oltre 300 reperti delle collezioni storiche del Museo Civico Archeologico sbarcheranno in Cina per la mostra Etruschi, signori dell'Italia antica. Tra agosto 2022 e marzo 2023 verranno esposti in due tappe nelle città di Suzhou e Chengdu per fare conoscere la fascinante civiltà etrusca, che è ancora quasi del tutto sconosciuta in Cina. Vediamo. Ci sarà anche Felsina, l'antica Bologna etrusca sviluppatasi tra il IX e il IV secolo a.C., tra le iniziative inserite nel programma ufficiale dell'anno della cultura e del turismo Italia-Cina 2022, rassegna sulla cooperazione internazionale nel settore turistico e culturale dei due paesi, inizialmente indetto nel 2020 per le celebrazioni del 50° anniversario dei rapporti diplomatici e posticipato al 2022 causa pandemia. Due le tappe previste in Cina della mostra sugli Etruschi, curata dal Museo Civico Archeologico di Bologna e promossa dall'Istituto Italiano di Cultura di Shanghai, in collaborazione con il Consolato Generale d'Italia a Shanghai e l'Organizzazione di Mondo Mostre. Sono oltre 300 i reperti provenienti dal Museo Bolognese che tra agosto 2022 e marzo 2023 verranno esposti in due tappe nelle città di Suzhou e Chengdu per fare conoscere l'affascinante civiltà etrusca ancora quasi del tutto sconosciuta in Cina. Siamo molto orgogliosi perché è un riconoscimento importante del rilievo internazionale del lavoro del Museo Archeologico di Bologna, e voglio ringraziare le archeologhe, le studiose e le funzionarie del museo, anche perché andranno là e dovranno farsi una lunga quarantena per portare le opere. Una mostra molto importante che racconta delle nostre origini, del nostro proprio territorio, tanti pezzi importanti che siglano anche un patto tra la nostra cultura, la città di Bologna, il patrimonio etrusco e la Cina. Gli Etruschi sono pronti a partire per la Cina, dove dal 25 di agosto inaugurerà una grande mostra che avrà il titolo Etruschi, signori dell'Italia antica. E all'interno di questa camera voi potete vedere in anteprima quelli che sono la maggioranza
maggior parte dei 303 oggetti che dal Museo Civico Archeologico di Bologna partiranno alla volta del Museo Archeologico di Suzhou in Cina. Ecco, che tipo di reperti sono questi che andranno in Cina? I reperti che andranno in Cina sono tutti reperti appartenenti alla civiltà etrusca, dal IX secolo avanti Cristo fino circa al II secolo avanti. Sono reperti provenienti in parte dagli scavi del territorio fatti a Bologna a partire dalla metà dell'Ottocento, in parte sono oggetti che provengono dalle collezioni del museo, che si sono formate a partire dalla fine del XVI secolo in poi, attraverso tutta una serie di passaggi cittadini, e che sono il lascito culturale, appunto, che i nostri nobili antenati Aldrovandi, Marsili, Pelagio Palagi hanno lasciato alla loro città. Ma c'è anche il leone? Anche il leone che è dei Giardini Margherita, appunto, è pronto a fare il viaggio sicuramente più lungo di tutta la sua lunga vita. Allerta meteo per l'arrivo di una nuova ondata di afa nordafricana, l'ennesima di una stagione rovente iniziata il 10 maggio. A partire da domani le temperature registreranno un progressivo aumento. A Bologna e in tutta la pianura padana dovrebbero arrivare a toccare i 39 gradi. La prossima settimana la situazione potrebbe peggiorare con valori ancora più elevati. Lo sport, il calcio, la Did Bologna, Claudio Fenucci. Questo pomeriggio in conferenza stampa a Pinzola ha confermato i principali movimenti di mercato rossoblu: Cambiaso in prestito secco dalla Juve, Svanberg in Germania per 9 milioni e mezzo, ribadendo l'incedibilità di Arnautovic e la posizione su Ilic. Arriverà in serata probabilmente Cambiaso e Mattias partendo per fare le visite mediche in Germania. Mattias aveva solo un anno di scadenza del suo contratto e non voleva rinnovare con noi come avremmo voluto, e per questo abbiamo cercato di resistere difendendo il valore del calciatore. Alla fine è un'operazione che ci lascia soddisfatti sia noi che il Wolfsburg, per cui è stata una buona operazione per entrambi. L'ho detto l'altra volta, Marco è incedibile, non mi sono stancato di ripeterlo. Poi tra l'altro io vedo che sta in ritiro con noi, è felice, scherza con tutti, è il primo ad accogliere i nuovi arrivati, è un leader ormai all'interno del gruppo, quindi è proprio un fatto che non sussiste. Tante volte si parla di interessamento, è possibile che qualcuno abbia pensato a lui, però ripeto, ribadisco per l'ennesima volta che per noi è incedibile, perché non è solo il giocatore di oggi, ma anche quello che vorremmo diventasse domani, cioè il leader del gruppo e che aiutasse i compagni, vista la sua caratura tecnica, a crescere e a portarci verso risultati migliori di quelli realizzati negli scorsi campionati. Intanto continua il ritiro a Pinzolo, oggi doppia seduta, il punto con Luca Pinkerle. Si movimenta il ritiro del Bologna con le partitelle sul campo del gruppo che si è compattato con tutti i nazionali che si sono uniti al resto della squadra. Si sono anche mossi i dirigenti del Bologna sul mercato, perché Andrea Cambiaso è un colpo praticamente già fatto, con il giocatore che ha sostenuto le visite mediche all'Isokinetic e che dovrebbe raggiungere la squadra questa sera a Pinzolo, mentre in uscita c'è da segnalare la partenza di Mattias Svomberg, che ha lasciato qui il ritiro, ha già salutato tutti i compagni, destinazione Wolfsburg, Bundesliga, per trasferirsi a titolo definitivo con il giocatore che già nella giornata di oggi dovrebbe sostenere le visite mediche. Colpo totale da 9 milioni e mezzo, con il Bologna che vorrebbe tenersi anche una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, con qualche bonus probabilmente raggiungibile per una cifra totale intorno a circa 10-11 milioni di euro. Ma c'è altro da segnalare per quanto riguarda il mercato in uscita, perché anche Cangiano ha lasciato il ritiro del Bologna, dovrebbe trasferirsi in prestito al Bari, mentre piace alla Sampdoria il portiere Federico Ravaglia. Mentre il Bologna continua ad allenarsi sul campo questo pomeriggio, lavoro prevalentemente con il pallone condito da partita la finale. Tutto con questa edizione del nostro giornale, grazie per l'attenzione, a tutti voi una buona serata, arrivederci. Da oggi l'informazione di ETV Rete 7 è disponibile gratuitamente sul tuo smartphone.
e potrai accedere a tutte le video news prodotte nel corso della giornata in tempo reale.